Truman Show parla di un uomo che, senza saperlo, viene ripreso 24 ore su 24 in televisione. La sua intera vita si svolge dentro un enorme set cinematografico, una cupola visibile dallo spazio che ha al suo interno una vera città con mare, dove tutti i cittadini sono attori di questo show, dove il cielo è finto e ogni evento è diretto da un regista. Truman è l'unico sincero, ed è questo il punto, lui non sa di essere ripreso, si riprendono le sue reazioni e scelte genuine. Truman nasce da una gravidanza indesiderata, vista da 1,7 miliardi di persone, viene adottato da un network, che in cambio riprende la sua vita sin da piccolo, con una sua telecamera sopra la culla. Poi tutto si evolve con la tecnologia fino a creare questo mastodontico set con 5.000 telecamere, me lo ricordo perché da piccolo azzecca il numero. 220 nazioni hanno visto i suoi primi passi, la gente ha fatto i raduni per il suo matrimonio, una vita intera ripresa continuamente e mostrata a tutto il mondo. Il Truman Show ci fa riflettere su tantissime tematiche tipiche del postmoderno, rompendo la quarta parete, i canoni della narrativa e rendendo il mondo esterno parte della decostruzione. Anzitutto il nome stesso, Truman, ossia uomo vero, unico, vero in un mondo di menzogna. Truman è un everyman, nel senso che lui è come gli spettatori, è vero, il che ci fa riflettere sul concetto di reality show. Il film lo ha previsto. L'idea di non vedere attori, bensì persone normali fare quello che vogliono e venire riprese. L'idea stessa di reality show implica l'alienazione. Ricordiamo i quaderni di Serafino, scritti da Pirandello. Un uomo che riprende tutto quanto con una telecamera, ossessionato da questo suo lavoro al punto che non si cura di ciò che sta effettivamente accadendo, solo di guardarlo, fino a riprendere un uomo divorato senza far nulla. Semplicemente guarda. È l'alienazione, prodotto tipico di un sistema capitalistico. L'uomo è completamente distaccato dalla sua vera natura e vive di esteriorità. La gente guarda la realtà invece di vivere la realtà, pur potendo. La gente sente bisogno di vedere qualcosa di autentico in una televisione così piena di attori ridicoli, falsissimi, e così si rivolgono ai reality show, dove sperano di vedere gente che si comporta esattamente come loro. Lo spirito, che invece di essere, finisce per uscire fuori di sé e reificarsi nell'altro. Alienazione significa rendere alieno, estraneo, far uscire da sé qualcosa, e per Karl Marx il proletariato sfruttato e imbrigliato nella cultura capitalistica aliena da sé la propria natura economica. Il frutto del lavoro non è più parte del lavoratore, ma dello sfruttatore. L'uomo perde le sue capacità umane, creatività, solidarietà, padronanza di sé, e le estranea in favore di sottomissione, egoismo e schiavitù. La gente oggi guarda i reality show spegnendo il cervello perché cerca autenticità, perché non la trovano più dentro di sé e nel mondo che li circonda. L'uomo è talmente alienato da questa cultura così falsa, così capitalistica, consumistica, che non ritrova più dentro di sé la capacità di essere libero, non ha più il coraggio, non crede sia possibile, può cercarla solo fuori, negli altri, non agisce ma guarda gli altri agire. Per questo la gente vede i reality show e gli spettatori adottano Truman nelle loro case come televisione, in una relazione parasociale, la relazione immaginaria con un VIP, un personaggio fittizio. Come vedete, sono anestetizzate al guardare un vero e proprio maltrattamento. Stanno guardando ciò che loro vorrebbero essere, ciò che erano. Non sarà Shakespeare, ma è vero, è una vita, dice il regista. L'ironia di fondo è che ovviamente i reality show sono ancora più falsi della televisione normale, dove tutto è finzione, ma almeno te lo dicono. Qua invece si pretende di essere sinceri, pur non essendo questa la verità. È una menzogna. Quindi la gente sta guardando la più grande menzogna per scappare dalla più piccola menzogna. Questa è l'alienazione. Nella storia Truman crede che il mondo attorno a lui sia reale perché, come dice il regista, noi accettiamo la realtà così come si presenta a noi, anche se solo illusorio parziale. Un chiaro riferimento alla caverna di Platone. La cupola è la caverna, e tutti gli attori e gli effetti registici sono le ombre. Truman è il prigioniero che pensa che quelle cose siano reali e sincere, ma in realtà gli si mente, quella non è la realtà, esiste qualcosa oltre. L'uomo deve uscire dalla caverna e non vedere più le ombre, bensì le cose reali. La caverna di Platone simboleggia il problema filosofico della conoscenza. Ciò che noi vediamo non è la realtà, è solo, come ci insegna Matrix, che ho già recensito su questo canale, una ricostruzione del nostro cervello, di ciò che i nostri limitati sensi percepiscono. Quanto bisogna essere presuntuosi e antropocentrici per pensare che il mondo sia fatto su misura per essere percepito e compreso dall'uomo nella sua interezza? Invece sappiamo bene che non è così. Ciò che vedi attorno a te non esiste. I colori non esistono, sono semplicemente spettri della luce. Non esistono gli oggetti che osservi, ma sono insiemi di atomi scollegati tra loro che hanno vuoto in mezzo. E questa è solo la scienza, perché oltre a ciò che l'uomo può comprendere scientificamente, si cela l'ignoto e l'incomprensibile. Il sunto è, le ombre sono ciò che noi percepiamo, ma non dobbiamo essere stolti e pensare che questa sia l'effettiva realtà delle cose. Non abbiamo giustificazione. Questo è solo il fenomeno, ma il numeno è altro. E tutto questo ha ovvie influenze politiche. L'idea di credere che l'illusione sia più reale della realtà, come Truman con la caverna di Platone, è spiegata da Baudrillard come iperrealtà, ossia la sovrastruttura capitalistica che è ritenuta più reale del mondo materiale su cui questa si basa.
casa. Si parte con il mondo materiale. Si prosegue poi con un modello del mondo materiale, la mappa, l'economia di mercato. Poi il mondo virtuale diventa sempre più grande, sempre più preciso e approfondito, fino a quando non diventa più grande del mondo reale e la gente inizia a parlare solo del mondo virtuale e non di quello reale. Rifletteteci. Come pensate di conoscere il mondo? Da ciò che avete letto nei libri, da ciò che si racconta alla televisione, da ciò che dicono gli altri. Di questo pianeta quanto avete visto con i vostri occhi? Pochissimo. Se io prendo una guerra e ti mostro solo quello che voglio mostrarti in tutti i canali televisivi, io sto creando una realtà differente, ma la gente conoscerà solo quella. Il Truman Show ci fa riflettere su quanto ciò che sappiamo non è la realtà, ma appunto la mappa, la rappresentazione creata da un sistema mediatico ed economico. E le persone preferiscono vivere nella virtualità piuttosto che nella realtà. Truman preferisce la sua cella, dice il regista, come il prigioniero ama la caverna di Platone. Ci fa riflettere anche sul paternalismo politico degli oppressori, coloro che dicono che gli arabi stanno bene sotto le dittature perché sono dittature conniventi con sistemi occidentali. E tutto questo ci conduce all'ovvia distopia. Essere perennemente sotto controllo, osservati da telecamere come in 1984, e il sistema economico dominante crea l'iperrealtà allo scopo di sfruttarci. Non è un caso che la grande trasmissione reality si chiami proprio Grande Fratello, quella ridicola trasmissione che la gente guarda spegnendo il cervello e perdendo tempo a guardare personaggi del peggio dei finti tronisti e finte relazioni di un finto set da milioni di euro fare cazzate, almeno con Paperissima c'è il bello della spontaneità. Quando non sono palesemente finti pure quelli. La regia stessa ci comunica le idee di controllo, con visioni da angoli e telecamere e specchi. Il filosofo Foucault aveva preso il panopticon, il concetto di prigione perfetta dove tutti i prigionieri sono osservati e i carcerieri sono invece invisibili, e ha mostrato come psicologicamente e filosoficamente il panopticon rappresenta l'idea del totalitarismo voyeuristico. L'ossessione per il controllo e il tenere d'occhio tutto significa il poter avere potere su tutto. Ogni sistema politico che vuole osservare vuole anche comandare. E pensiamo anche a quanto questo è attuale, in un mondo dove Facebook e Google accumulano i nostri dati, sanno dove siamo, cosa facciamo, cosa pensiamo meglio di noi, dove la videosorveglianza e l'informatica sono ai massimi livelli in Cina. In tutto questo siamo forse diversi da Truman, osservato continuamente? Il Truman Show ci mostra questa chiara dicotomia, da un lato il desiderio della privacy, e dall'altro il desiderio di essere guardati, di essere famosi. Pensiamo ai giovani che non fanno altro che stare online e riprendersi costantemente, alle live di Twitch o addirittura alla moda coreana di riprendersi online H24 o Periscope. Da un lato pretendiamo di essere liberi, ma dall'altro, per il desiderio egoistico di essere parte della rappresentazione, vogliamo essere famosi e guardati. Questo è il trionfo capitalistico, i prigionieri che spontaneamente si mostrano. I prigionieri che sanno che il mondo è una recita, ma vogliono essere i protagonisti, salire sul palco e ricevere gli applausi, senza sapere che quello è il palco di un carcere. Nessun dittatore potrebbe chiedere di meglio che un popolo che si fa monitorare da solo, che preferisce l'iperrealtà alla realtà. E siccome siamo in una società così finta, così piena di pubblicità, come nel Truman Show, dove ogni due secondi gli attori si mettono a pubblicizzare prodotti, tutti sorridenti, tutti perfettini, palesemente falsi, fino al punto che non si sopportano più, così anche noi non ne possiamo più di pubblicità lunghissime, invasive, ripetitive, ossessionanti, che mostrano attori sempre sorridenti e impossibili, modelli irrealistici, che pongono standard di bellezza assurdi. E se vi sembra che io sia troppo severo, ho appena iniziato. Pensate al modo di invadere la privacy, ai contratti sempre più lunghi da firmare prima di aprire una semplice app per fare una foto, ai pop-up che si moltiplicano, alla mercificazione della cultura. Trovatemi un solo angolo di città che non abbia un maledetto poster pubblicitario. Siamo letteralmente annegati nel consumismo e non ne possiamo più. L'iperrealtà ha coperto tutta la realtà, come Truman che vede la moglie tutta sorridente che fa le pubblicità ai prodotti e non ce la fa più. Abbiamo dunque spiegato come mai la nostra società è così voyeuristica, noi guardiamo, così egocentrica, vogliamo essere guardati, e in ultima analisi non libera, noi siamo guardati. Il mondo dove Truman vive si chiama Sea Heaven, che rimanda al paradiso, ed è strutturato sulla società americana classica degli anni Anta, il sogno americano, il motto della città è uno per tutti, tutto per uno, che, come vedete, è tutto televisivo, è finto, è commerciale, il sogno americano è una grande bugia, il film è un'enorme metafora di come i media controllano la realtà, come controllano quella di Truman. Se dunque la prima parte del film è Jim sempre sorridente e comico, come è sempre stato da attore, come è il mondo consumistico, nella seconda parte è costretto a diventare tragico, a rompere il sorrisetto ipocrita della società, fu il suo primo ruolo tragico, del resto è sempre il clown, il Joker, a cogliere la tragicità della vita, dell'indossare la sua maschera falsa, con la quale può essere sincero. Tutte le menzogne prima o poi si disvelano per le loro contraddizioni, hanno o le gambe corte o il naso lungo, la pioggia che lo segue tipo Fantozzi, il cielo crolla, fa cadere una lampada, una stella cadente, Sirius Canis Nove Major, la stella del mattino. Truman si accorge piano piano di tutti questi problemi, si accorge che ci sono dei pattern ripetitivi, come se la gente aspettasse il suo arrivo prima di muoversi, il che ci ricorda l'enigma dell'albero che cade nella foresta. Fa rumore se nessuno lo sente? Quando la risposta è no, siamo in ambito idealista.
Quindi la realtà non esiste, esiste solo ciò che percepiamo, il mondo è un'illusione, come nella caverna di Platone appunto. Questa è la prima fase di Truman, quella in cui lui è ancora immerso nell'illusione e cerca risposta in altre illusioni, rappresentato da come Truman scende nello scantinato, simbolo dell'inconscio, e ricostruisce, usando i pezzi di foto di modelle false, l'unica donna vera che ha mai amato, Silvia, quella che ha cercato di avvertirlo della falsità di questo mondo. Come ha fatto notare John Gresca, tutti i personaggi vestono colori sgargianti, come il rosso, da attori. Silvia si leva il vestito rosso quando dice la verità e Truman inizia ad indossare il nero man mano che va avanti. Nella seconda fase Truman è preso da scetticismo parziale, sospetta di alcune cose ma non di altre, i vicini che girano, il padre scomparso, la moglie che parla come una velina, eppure si fida dell'amico, si fida degli altri umani, non mette in dubbio ancora tutto il mondo, e si passa quindi alla terza fase, in cui Truman giunge al dubbio iperbolico, in cui comprende che non può fidarsi di nulla di ciò che pensa di conoscere, ricordare e vedere. E se nulla è reale, allora tutto è lecito, Truman cammina per strada e le macchine si fermano al suo cospetto, nessuno gli fa male, Truman a questo punto è in piena paranoia, si rende conto che tutti coloro che ha amato, famiglia, amici, sono attori pagati che fingevano. Pensate al danno psicologico irreversibile nella sua fiducia, senza neanche informarlo prima di sfruttarlo come attore. Tutti che indossano maschere pirandelliane davanti a lui. Questo ci ricorda la sindrome di Capgras. Le persone affette da questa sindrome pensano che i loro cari siano stati sostituiti da dei sosia, dei cloni, dei replicanti, o comunque siano modificati. Pensano che ci sia qualcosa di strano in loro, percepiscono differenze, e da quel momento staranno sempre più attenti ad ogni anomalia che contribuisce ad ingigantire la loro sindrome. Si arriva al punto che tutti gli umani attorno a loro sono ritenuti impostori, e quindi non si fidano di nessuno. Infatti è difficile da curare perché anche i medici sono visti come parte del complotto. È un disturbo delirante di tipo persecutorio, all'interno dei famosi disturbi di non identificazione, basato su una disconnessione tra la corteccia, che riconosce la faccia, e il sistema limbico, che ha le emozioni. Il soggetto sa chi è il tizio, ma non riesce a connettere le emozioni del legame affettivo. È una sorta di doppia prosopagnosia, il non riconoscere la faccia, dove la faccia non è riconosciuta solo a livello inconscio. E questo timore che il prossimo possa essere solo una maschera, una menzogna, è radicato nella realtà. Non solo tutti mentono, non solo tutti indossano una maschera in questa rappresentazione e tutti mettono filtri sulle loro facce informatiche, ma in questo mondo dove programmi possono emulare alla perfezione la voce dei politici, dove si può modellare al computer la faccia di un attore, dove le intelligenze artificiali parlano come umani veri, come si può non temere che gli altri siano degli NPC e che solo noi siamo dotati di libero arbitrio? Una regressione all'infanzia, la perdita della theory of mind, pensare che solo noi siamo coscienti, gli altri sono pazzi. A questa sindrome si ricollega il complesso di Truman, ispirato proprio dal film e scoperto da Burbank Joel, nomen omen, e Ian Gold, rispettivamente psichiatra e neurofilosofo, in cui le vittime pensano di essere in uno show e che tutti siano attori. È come Capgras, ma più megalomaniacale. E che è basata sulla tendenza tutta umana a crearsi una propria narrativa, a vedersi come protagonisti di una storia, di cui il protagonista sono io e gli altri sono semplici personaggi che servono ad uno scopo per noi, tipica dell'infanzia, il timore dell'occhio esterno. In questo mondo non è sorpresa che sia così diffusa. Il regista disse che quando la gente crea una malattia basata su di te, hai davvero raggiunto il culmine come scrittore. Il che ci fa davvero riflettere su quanto sia profetico il film e l'influenza di questo media, di nuovo, ha avuto sulla realtà. La finzione che crea la realtà più reale del reale. Alla fine Truman è come l'uomo che è uscito dalla caverna e cerca di convincere gli altri, ma gli altri non gli credono e cercano di fermarlo. Ironicamente, gli attori credono che in questo mondo più di lui è più conveniente per loro. Silvia è la mela che conduce Truman a lasciare il giardino dell'Eden, ottenendo la conoscenza del bene e del male. Tutta la vita di Truman è stata manipolata. Si pianificava addirittura il suo divorzio. Suo padre è stato eliminato affogandolo in modo che Truman avesse paura dell'acqua e non viaggiasse mai, in un vero e proprio condizionamento pavloviano. La città è piena di messaggi subliminali che instillano la paura degli aerei, dei viaggi. A buon intenditor, poche parole. Nel nostro mondo non siamo solo riempiti di propaganda che ci fa aver paura di ciò che i potenti desiderano, ma ce lo vendono pure, questo sistema di propaganda. Nel momento in cui si sospetta che tutto è falso e si prende la pillola azzurra, non si torna indietro. Truman decide di affrontare la sua paura, di imbarcarsi sulla Santa Maria, notare il riferimento, e partire verso il nuovo mondo, l'orizzonte. Il regista malvagio, che somiglia molto a Steve Jobs, infatti, lo punisce per questa trasgressione scatenando una tempesta, il potere tipicamente divino, dicendo che se è nato in diretta, dunque perirà in diretta. Jim, quindi, affoga, ma sopravvive. È la sua morte, battesimo e resurrezione. E qui avviene la cosa incredibile. La nave sfonda il cielo. Il cielo è finto. Come gli scenari dello zoo, l'uomo nato libero e vivo in catene. L'orizzonte è il limite, il mare si ferma all'orizzonte, ossia il mondo si ferma a ciò che noi vediamo e conosciamo perché il mondo è un nostro costrutto, la realtà è oltre il costrutto. Truman così rompe la caverna, tocca letteralmente il cielo, dà un calcio alla ragione e fa spazio all'impossibile. Truman rompe la quarta parete, perché questo è un film che parla di un film, e quindi Truman, che esce dal film, significa che entra nel nostro mondo e noi abbiamo guardato il Truman Show, e questo significa che
Così come Truman è stato ingannato dai media, lo siamo anche noi da alienati. Truman cammina letteralmente sulle acque in senso messianico, l'unico vero uomo. A questo punto il regista gli parla dal cielo, accecando Truman con la luce, la fonte delle idee, Dio, con una voce divina e dicendogli: io sono il creatore di uno show televisivo. Il riferimento religioso è chiaro. Lui ha creato questo mondo, lui è il padre di Truman adottivo. È un dio. Ma è un dio malvagio, megalomane, ossessionato dal controllo, che non vuole la libertà. Una divinità calvinista e ingiusta, preda di un complesso di dio che gioca a fare dio. Pensa che il mondo che ha creato sia migliore di quello reale, l'iperrealtà di nuovo. Un demiurgo che tiene l'uomo prigioniero nella caverna. Si chiama Christoph, ossia Christoph, l'anticristo. L'Hollywood è letteralmente Satana, ossia Lucifero, l'angelo della luce. Non a caso Silvia prega il vero Dio mentre lui parla. Truman gli chiede: non c'era nulla di vero? E Christoph risponde: tu eri vero. Per questo era così bello guardarti. Il che ci rimanda a Cartesio. Nel dubbio iperbolico, quando non puoi credere a nulla per colpa del genio maligno, Christoph, che ti inganna, l'unica cosa a cui puoi credere con certezza sei tu. E il tuo dubitare, sei certo di pensare, pensi al tuo pensare, pensi quindi sei, cogito ergo sum. Dietro il velo della rappresentazione, i pixel, lo schermo nero di Black Mirror, Matrix, l'iperrealtà, dietro l'inganno dei sensi e della mente, il numeno e la vera realtà altro non è che la volontà, come diceva Schopenhauer. Al di là delle finzioni, l'unica cosa vera è proprio Truman, la verità come qualcosa che parte dal soggetto, dall'io. E infatti quando Christoph gli dice: ti conosco meglio di chiunque altro, lui risponde prontamente: non ho una telecamera nella testa. Ha trovato il punto che non può essere spiato, artefatto, ingannato, è lui stesso, il suo io. Non c'è nulla di male nella rappresentazione. Attenzione, tutti rappresentiamo, tutti creiamo dei costrutti. Non possiamo non farlo, in parte. E anzi, è ciò che ci permette di essere intelligenti. L'avere un mondo interno contrapposto a quello esterno. L'esserci dentro l'essere. Ma bisogna ricordarsi che è una rappresentazione. Bisogna renderla quanto più trasparente, onesta possibile, aderente alla realtà. Non una menzogna fatta per sfruttare il prossimo. Christoph fa leva sulle sue paure. Christoph dice che il mondo là fuori è pieno di menzogne esattamente come questo, e noi sappiamo che ha ragione. Ma qui lui non ha nulla da temere, proprio perché è controllato, quindi per questo è al sicuro. Christoph è un padre padrone, ma attenzione, io sono sicuro che a suo modo volesse bene a Truman. È una sorta di opposto della sindrome di Stoccolma, il rapitore che vuole bene alla vittima. Si vede la scena in cui accarezza lo schermo mentre Truman dorme, però di nuovo amore artefatto attraverso uno schermo filtrato distante. La storia di Truman è una rivolta adolescenziale al controllo dei genitori della società. Infatti il superio è il senso dello sguardo degli altri, che ci dice come comportarci, provare vergogna. Cambiamo sempre comportamento quando siamo osservati e siamo sempre osservati dagli altri. Il superio, nato dalla figura paterna, è ipostasi dell'antropologia sociale e la sua massima espressione, secondo Freud, è proprio Dio, il padre di tutti, che tutti osserva. E a questo punto Truman resta in silenzio, cosa che Christoph non sopporta, è in diretta mondiale, deve parlare, deve dare in pasto al pubblico lo spettacolo che deve andare avanti. Ma Truman capisce ciò che diceva anche Benjamin Franklin: coloro che vorrebbero vendere la libertà in cambio della sicurezza non meritano né la sicurezza né la libertà. E quindi Truman dice la sua frase slogan: casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. E a questo punto fa un inchino con una posa a croce ed esce di scena, verso l'oscurità, perché il mondo fuori è pericoloso, è pieno di incognite, di menzogne, di paure, ma questa è la vita reale, questo è il prezzo della libertà. Il regista si leva gli occhiali sconvolto e a questo punto la trasmissione si ferma, perché lo show esiste solo finché lui è davanti alla telecamera e senza Truman lo show non ha più senso. E a questo punto gli spettatori cambiano subito canale. Dopo aver esultato, dopo aver partecipato alla libertà di Truman, dopo aver fatto la rivoluzione, tornano ad alienarsi, cercano una nuova fuga, perché sono alienati. Truman è scappato veramente, loro hanno solo guardato qualcuno scappare, sono ancora prigionieri. E così anche chi guarda il film, che adesso conosce la verità e deve uscire dal mondo della menzogna guardando la realtà e smettendo di farsi sfruttare e controllare come Truman. Dopotutto, dopo che su Instagram vediamo bambini ripresi H24 dai genitori senza il loro consenso e commercializzati, dopo che noi stessi siamo stati manipolati dal film, pensate alla musica che ci induce delle emozioni, ci rendiamo conto che il Truman Show è letteralmente basato su una storia vera, la nostra storia, e che la realtà è un Truman Show, e la nostra politica attuale è un enorme show televisivo dove si cerca lo share, l'attenzione, i like. Il Truman Show è stato il primo Matrix, prima di Matrix, palesemente simile al capolavoro Tempo fuori di sesto di Philip Dick, e tratto da un episodio della Twilight Zone chiamato Servizio Sociale, candidato a 3 Oscar e vincitore di 3 BAFTA e 3 Golden Globe, da quel genio di Andrew Niccol che ha anche fatto Gattaca e In Time, anche quelli di critica politica e di bioetica. Se vuoi usare il video per una tesina, citami nelle fonti, vi lascio il link Amazon al film in descrizione. Il cavaliere di oggi è Lorenzo.
Il video è rallentabile dalla rotellina. Se questo video ti è piaciuto ti invito a mettere mi piace, ad iscriverti al canale e a visitare la pagina Facebook, il canale Telegram, il canale Twitch dove faccio live, il profilo Twitter, la pagina TP, Patreon europeo se vuoi donare per sostenere il canale, il negozio con le magliette ufficiali, la lista dei desideri di Steam, il profilo Instagram e anche il mio profilo Wattpad dove scrivo storie. Trovate tutto in descrizione. Inoltre, se questa rubrica ti piace, aiuta a sostenerla condividendo questo video e scrivendo qua sotto i tuoi pensieri. Ringrazio i miei patrons e casomai non ci rivedessimo, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.